Allora gli applausi, ben trovati telespettatori, gli applausi a corredo di una delle tante esposizioni di questa artista, di Mirella Scotton, preveggente, inconfondibile e unica. Siamo a Bologna, una sua esposizione, pronti ancora una volta a degustare i più scelti piaceri della vita e della bellezza legati alle opere di questa artista veneta che sta conquistando la scala della più alta rappresentazione italiana e occidentale. Per quanto ci siano anche interessi oltre, anche in paesi orientali. Intanto Mirella, grazie di questa esclusiva. Ecco, per il nostro pubblico c'è il telefono tuo in sovrimpressione per essere direttamente contattata dalle persone interessate, sono già in tanti quelli che ti seguono, ti vedono anche in queste trasmissioni, ma come sempre mi piace tracciare attraverso le tue parole un consuntivo di eventi che sono alla base della tua vicenda artistica. Diciamo che adesso mi prendi un po' alla sprovvista perché stiamo improvvisando. So che sei anche conosciutissima, è chiaro questo, però se vuoi ricordare alcuni momenti chiave della tua vicenda. Sono vissuta nel veneziano, perciò tutta la mia vita è dentro Venezia, dentro la laguna, dentro l'acqua. L'acqua è l'elemento più importante, secondo me, ed è quello che, dove mi esprimo meglio. Nei miei quadri sono colori del mattino o della sera tardi, non esiste il sole, non esiste l'estate, ma esiste tutto ciò che io ho vissuto. Perciò l'autunno, la pesca, i momenti di riflessione guardando il fiume, guardando l'acqua, i palazzi, tutto questo è la mia vita. Vedi come sempre i tuoi pensieri, il tuo viaggio della fantasia, della nostalgia di un tempo perduto, di un passato, l'acqua, Venezia, la tua Treviso anche adesso, insomma anche questa città comunque che ha sempre avuto un rapporto straordinario con l'acqua. Ora noi vedremo alcune opere in questa rappresentazione, ricordo la tecnica che tu utilizzi sempre, qual è come tecnica? Olio su tela, ultimamente sto usando anche delle tecniche miste. Ecco, partiamo da questa prima opera, ve ne mostriamo alcune in rapida sequenza. Ecco, vieni pure Mirella da questa parte qui, così ecco siamo. Allora, questa prima opera, vedete le raffiche di prelibatezze cromatiche e poi questo linguaggio informale che diventa anche descrittivo sempre. Allora, questa è la mia gondola solitaria. Praticamente a Venezia a una certa ora, quando esce il sole al mattino, si forma una piccola nebbia sull'acqua. Questa nebbia sale e entra in una trasparenza particolare che si vede solo a Venezia. Io l'ho vista così, penso a 10-11 anni, ancora ce l'ho in mente. Che si vede solo a Venezia, pensate. Artista. Forse si vedrà in tutti i fiumi, probabilmente, però lì ha un effetto particolare perché ti fa trasognare, perché dietro vedi delle cose, poi non le vedi, poi sembra che esistano, non esistono, perché Venezia è un po' magica, no? È una città fortemente metafisica, è quasi più forte dei suoi abitanti. È fantasma. Se notate nell'opera, vedete questo aspetto appunto evanescente, quasi una sorta di ectoplasma di Venezia, il fantasma di Venezia, città terribilmente romantica, città abituata a questo, proprio per, sappiamo anche storicamente, tutte le costruzioni dei grandi architetti facevano i conti con le vibrazioni atmosferiche della luce e dell'acqua a Venezia. L'artista lo concepisce in un linguaggio fortemente contemporaneo. Prima opera di Mirella Scotton, ricordiamo anche le misure, Mirella, se 80x80 olio su tela, esclusivamente olio su tela. Opera che è qui esposta a Bologna. Passiamo a quest'altra dimensione, nella dimensione verticale, questa rappresentazione. 40-120, olio su tela sempre, una nevicata a Vienna, un particolare, niente di così, un momento in cui la neve si è fermata,
Ecco, vi ricordo che stiamo trasmettendo, siamo in presa diretta, chiaramente non in diretta, con un pubblico vasto che ci sta seguendo, quindi anche il momento live, mi piace anche prenderti in questi momenti col tuo pubblico, con la tua gente, Mirella, poi sei abituata ormai a queste cose, anche se per te è sempre un'emozione nuova incontrare i tuoi anche collezionisti ed amici. Certo, certo, è sempre bello, anche perché vedere le persone che ti seguono, diciamo che stimola, ti dà ancora più voglia di dipingere, di cercare, di ricreare, e poi la tua gente, e questo è un aiuto. Poi sai che anch'io ti seguo sempre, i tuoi quadri mi piacciono ogni volta, sarà per questa qualità oggettiva ma anche per la tua libertà, più volte parlavo di questo concetto, un artista che sceglie un linguaggio anche al di fuori del tempo, insomma, è arcano, perfino misterioso, con questo viola, queste rappresentazioni, e qui è come vedi una nevicata a Vienna. Non la rappresentazione ekfrastica del reale, non quella fisica, ma certo una superiore rappresentazione, ottenuta per pura volontà immaginativa, è la trasfigurazione del reale. Faccio notare come queste opere, come sempre, non abbiano di cornice, la cornice sarebbe un'inutile superfetazione, perché sono perfettamente concepite per queste rappresentazioni. È la seconda opera che vi ho mostrato, chiamate l'artista quando volete anche adesso, perché, ripeto, non siamo in diretta, ma siamo live, certo, ma in un momento storico, a Bologna proprio. Passiamo a questa, queste sono le tue opere classiche, Venezia, ancora una volta. Una Venezia, il Rio della Verona, che anche lì è un momento tranquillo, un pomeriggio, tutto è fermo, niente si muove, e lì si vede così, non saprei descriverle. Hai detto benissimo, un'opera concepita al di fuori delle coordinate dello spazio e del tempo. La vita che si ferma in un flash, la vita come stasi, come immobilità assoluta. Ecco il tuo linguaggio metafisico proprio, però l'evanescenza. Fate attenzione per un attimo a quest'opera straordinaria. La misura quant'è? 80x80. Anche questo olio. Guardate quest'opera in particolare, basterebbe questa per comprendere il carisma di questa artista, di questa pittrice che arriva a questi risultati, certo per talento innato, Mirella, per talento, perché nessuno può spiegarti a fare queste opere, però è anche vero che ormai c'è tanta applicazione, giusto? Tanta ricerca. Lavoro, tanta ricerca, tanto lavoro. E lì il silenzio parla, tutto qui. Cioè, se arriva a questi risultati, anche, vedete anche il modo che... Proprio le varie scienze, la poesia, la poetica, l'ut pictura poesis. Vediamo un'altra opera, anche questa, della dimensione verticale, un formato che tu... È la mia preferita, perché è il Caffè Florian di Venezia, dove qualcuno ha dimenticato un cappotto, ecco, dove nel silenzio di un giorno un po' triste, magari così, dopo il carnevale, si affaccia un palazzo attraverso uno specchio del Caffè Florian, così, un momento di silenzio tranquillo che a me ha colpito molto, proprio per una scena che ho visto anche, e l'ho voluto rappresentare in questo modo. Ecco, c'è sempre una sottile malinconia, quasi il presagio. Quante storie, quanto racconto, storie magari che quella che tu hai visto. Ma niente è diventato, tutto esiste, è tutta la mia vita l'arte, perciò non potrei inventare niente, ogni momento è vissuto. Emozioni potentissime, tu cerchi il pathos nelle tue opere, ve ne mostriamo l'ultima qui, realmente, guardate, sembra... Laguna Veneta, dove io andavo con mio padre a pescare, e dove lui mi faceva alzare alle 5 del mattino per vedere l'alba. Allora la vediamo, ecco, ancora torna quel ricordo stupendo, ma guardate, quasi tarneriana quest'opera, il romanticismo tutto decreato da questa artista che realmente ha vinto la schiavitù del tempo, per colori, per evanescenza e per evocatività. Ecco, questo termine è il termine esatto per comprendere tutta l'opera pittorica di Mirella Scotton. Noi la incontreremo in altre occasioni, vedi Mirella ancora qui, ecco, a te il saluto finale al tuo pubblico numerosissimo che ti segue ogni sera, e anche qui è presente anche... Sono i tuoi i miei ammiratori, forse i più cari. Tantissimi in Italia e ovunque, ma anche chiaramente per la qualità delle tue opere, per la tua storia. Che sarò a Parigi l'11 giugno,
del 2009, quindi anche se vedete la trasmissione più avanti sappiate che nel 2009 è a Parigi. All'angolo Place Vendôme, c'è una galleria iconoclasta. Vedremo se è possibile seguirti anche lì, in ogni caso comunque sappiamo che le mostre sono tante, ma è giusto anche che la televisione, che è lo strumento più potente, possa anche documentare la bellezza, il racconto e l'anima di questa artista unica. Grazie Mirella. Grazie. Ecco. E grazie a voi telespettatori, da Andrea Di Prea, a presto.